su Radio Sound Milano con Gianne e Dani. Siamo al momento della nostra rassegna pugilistica settimanale e oggi è in collegamento telefonico con noi un pugile italiano, 30 anni di carriera alle spalle, organizzatore del trofeo Maria Moroni, personal trainer presso la palestra The Ring di Cernusco sul Naviglio. Stiamo parlando di Alfredo Farace. Ciao Alfredo, come stai? Ciao, bene, grazie, tutto bene. Allora Alfredo, come dicevamo nell'introduzione, hai fatto una lunga carriera con i guantoni e io ti faccio una domanda standard che ho fatto un po' a tutti i pugili, a tutti gli sportivi: quando hai cominciato questo sport e per quale motivo? Ma è cominciato più per, insomma, un po' per una sfida. Ero anche a vedermi, cioè vedendomi adesso non si direbbe, ero piuttosto esile fisicamente, ero un adolescente, 17enne, e volevo mettermi un po' alla prova, cercavo qualcosa che potesse realmente cambiarmi e mi sono avvicinato alla box. Prima così, in modo un po' timido, poi mi sono detto lo farò per qualche mese e poi invece è diventato il mio lavoro. Ti ha appassionato. Sì, esatto. Da quanto tempo hai iniziato a fare invece l'allenatore e come cambiano le prospettive quando si è dall'altra parte? Allora, diciamo che dopo circa una decina d'anni di lavoro come atleta ho cominciato un po' perché per motivi lavorativi, un po' perché mi sono sposato, è arrivato un figlio, via discorrendo, ho spostato la mia attività su quello che era l'allenamento. E anche lì all'inizio io lavoravo nei centri fitness, però mi sono poi riavvicinato alla box gradualmente e un po' alla volta ho abbandonato quello che era il mio lavoro di istruttore di fitness. Ho lavorato all'estero per molti anni in questo campo, finché non sono ritornato di nuovo al 100% a fare il mio primo amore, ad allenare, perché mi attirava, mi faceva sentire completo poter allenare dei pugili. E quali sono gli stimoli e le emozioni di un allenatore rispetto invece a quelle di chi gareggia? Ecco, ci sono delle differenze? Beh sì, le differenze sono notevoli, cioè nel senso che quando sei un atleta, quando sei un agonista, pensi, sei molto concentrato su te stesso e un pochino tutto il mondo deve ruotare intorno a te, per cui hai delle esigenze, hai delle, diciamo, una prospettiva che è un po' limitata a quello che è il tuo obiettivo. Quando alleni soffri due volte, perché soffri perché il tuo pugile deve essere portato in forma, soffri perché puoi arrivare fino a un certo punto ma non puoi salire sul ring al posto suo, e perché devi impostare delle strategie di tattica, di tecnica, e se tu a deciderle per tutti e due, per lui e per te, per cui hai una grandissima responsabilità. Certo. E questa cosa ti fa veramente vivere a 360 gradi quello che è il combattimento. Beh, soffri e gioisci anche, perché quando comunque certo. Vincono. sì, si soffre, si gioca. Ovviamente la tensione è sempre molto alta, la gioia è proporzionata a tutto quello che c'è, che al lavoro che c'è stato, per cui è immensa. Come anche immensi sono anche alle volte le delusioni. Certo, ma perché è uno sport comunque che ti porta a vivere con grandissima intensità qualsiasi cosa. Senti, è più facile allenare gli uomini o le donne? Chi apprende più facilmente? Allora, paradossalmente le donne. Ah. È più facile allenare le donne perché comunque una donna che si avvicina alla box lo fa perché ha una grande voglia di fare, non lo fa per emulare qualcuno, ma lo fa contro spesso tutto e tutti, per cui era una grandissima determinazione. Oltretutto a livello di coordinazione hanno anche una capacità abbastanza elevata, hanno dei movimenti un pochino più morbidi, hanno meno forza, e anche il fatto che comunque anche questa cosa comporti il fatto che si facciano anche meno male fra di loro, cioè due donne del peso di due uomini uguali comunque esprimono un'energia molto minore, e questa cosa ti fa stare più tranquillo quando si allenano fra loro, sai che si faranno meno male comunque, per cui per questi motivi diciamo che allenare una donna rimane anche un po' più facile. E a tal proposito noi sappiamo che sei l'allenatore di Vissia Travato, che noi tra l'altro abbiamo anche intervistato, è stato ospite ai nostri microfoni. Cosa ti senti dire nei suoi confronti? Beh, è una situazione un po' particolare, spiego. Allora, Vissia è stata, la realtà è questa, io
vengo da una scuola, una old school di pugilato, sia quella che è il pugilato classico americano, nordamericano, e dove comunque quando io combattevo alle donne era vietato persino allenarsi nelle palestre di pugilato. Vissia l'ho conosciuta qui da me circa 3 anni fa, si è presentata così per gioco, per fitness, una cosa in questo modo. Io non avevo mai voluto allenare donne prima, ne ho rifiutate parecchie, perché lei mi ha fatto cambiare idea. Mi ha fatto cambiare idea e cioè, a questo proposito c'è anche il fatto che ci siamo fidanzati, e questo sicuramente è stata un po' sicuramente anche la cosa che... Questo non lo sapevo, Decisamente una cosa decisamente inaspettata, e ho scoperto che una ragazza con grandi capacità fisiche, con grandi capacità mentali, sta dimostrando in brevissimo tempo di avere la forza di volontà, l'energia e soprattutto il desiderio di mettersi alla prova, di provare fino in fondo questo sport. E stiamo facendo, nell'arco di poco più di un anno abbiamo già fatto grandi progressi e si è già affacciata un pochino alla ribalta nazionale, per cui mi sento di dire che è una ragazza che potrebbe veramente riuscire a fare qualcosa di importante, e vediamo, stiamo portando avanti i vari progetti, e quest'anno sarà un anno dove vogliamo arrivare al massimo del punteggio e poi poter decidere col prossimo anno se passare professionista o rimanere fedilettante. Tra l'altro Vissia recentemente ha vinto il match clou del trofeo Mario Madoni che tu hai organizzato, sì. come ti è venuta questa idea? Ecco. Ma questa idea mi è venuta parlandone con Vissia. Abbiamo pensato che sarebbe stata una cosa carina dedicare una... è successo questo, che nelle varie riunioni dove si va a combattere le ragazze sono sempre messe per prime, un po' isolate, fanno un match solo, insomma sono un po' ai margini. Parlando con lei si parlava della festa dell'8 marzo, si parlava del fatto invece che non c'è mai stata una riunione di pugilato con solo ragazze e a chi poterla dedicare. Lei aveva appena letto questo articolo dedicato a Maria Moroni, dove si diceva appunto che era stata la prima pugile, e un po' per gioco lei ha detto questo. Io ho contattato Maria e ripeto, fra una parola e l'altra, lei è stata felice di poter essere la protagonista di questa cosa, e io ho cominciato a mettermi all'opera finché non abbiamo organizzato questo evento, che è risultato di grandissimo successo. Abbiamo ricevuto i complimenti di tutti e grazie, per fortuna Vissia è riuscita a fare un match spettacolare, ha dato veramente il massimo di sé contro un'avversaria molto 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 forte, per cui è stato veramente un bellissimo incontro, e così è nata questa idea, e vogliamo proseguire ogni anno, vogliamo fare questo evento, magari l'anno prossimo con la possibilità che Vissia sia già professionista, per cui possa già fare un match sugli 6 o gli 8 round, per cui con già un tipo di spessore di impatto ancora maggiore. E noi ce lo auguriamo. Senti Alfredo, chiudiamo con quest'ultima domanda. Noi sappiamo che hai in mente alcuni progetti dedicati sia al tuo team e molti altri legati ai giovani disagiati. Vuoi dirci qualcosa in merito? Ma niente, allora io ho già cominciato a lavorare in questo ambito. Sono riuscito adesso tramite Exodus a cominciare a fare queste lezioni di pugilato a questi ragazzi con alcuni problemi, alcuni sono stranieri, alcuni sono italiani che vengono da realtà un po' difficili, familiari e sociali difficili, e il mio progetto è quello di riuscire a portare questo tipo di disciplina, questo tipo di messaggio dai bambini dagli 8 anni fino ai 14-15 anni, cioè nella fase dove è più importante che ricevino delle regole, e per potergli dare un contenitore, dargli sia uno sfogo ma anche delle regole, e potergli dare anche la possibilità di vedere, di potersi confrontare fisicamente all'interno di un contenitore appunto che li protegga e che possa indirizzare questa sorta di grande energia che comunque loro hanno. Io adesso, avendo cominciato, mi rendo conto realmente di quanto siano compressi e quanto siano potenzialmente
delle bombe sia in positivo che in negativo, possono esplodere nel bene oppure possono esplodere facendo del male a sé e agli altri. E il mio progetto è questo, lo sto portando insieme a Barbara Fortunati, che è la nostra PR, che ci sta veramente dando una grande mano, lo sto portando avanti assieme ad alcune altre associazioni. Adesso andrò fra 2 settimane a fare delle lezioni alle scuole elementari qui a Pioltello, a fare delle dimostrazioni di quello che è la box, e niente, mi sono muovendo in questo campo perché ci credo molto e perché vedo che c'è un grosso riscontro. Le persone anche più diffidenti, quando vedono questi ragazzi seguire la mia lezione con l'attenzione che non si sogna nessun altro tipo di materia, si rendono conto che forse è la strada per potergli indirizzare verso qualcosa di positivo. E dai, allora Alfredo, con l'augurio che questi progetti si realizzano, noi ti salutiamo, ti facciamo un grosso in bocca al lupo e salutiamo anche tutti gli atleti della palestra del ring. Grazie. Ciao Alfredo. Lupo, io saluto voi, grazie ancora. Grazie mille, ciao Alfredo, ciao. Sono le 19:10.